affrontare la questione dei marittimi a 360 gradi, salvaguardando i diritti dei lavoratori. Un incontro proficuo questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Baronale a Torre del Greco, voluto dall'amministrazione comunale per affrontare con i lavoratori, i rappresentanti sindacali e i parlamentari le problematiche che vive il comparto. È una battaglia che non ha colore politico. Soddisfatti i rappresentanti delle sigle sindacali intervenute. È la prima volta che un sindaco di Torre del Greco riunisce tutti per cercare di affrontare le problematiche del lavoro del mare. E oggi ho visto per la prima volta un interessamento cittadino, a partire dal sindaco, che ha invitato tutti qua oggi a discutere queste problematiche, senatori, onorevoli. L'unico obiettivo è quello là di salvaguardare i diritti dei lavoratori del mare, in principal modo il diritto alla salute e poi ovviamente nella seconda istanza anche il diritto alla formazione e il diritto a non essere precari a viti, ma ad avere una stabilità del rapporto di lavoro duraturo, e questo la può dare solo la continuità di rapporto di lavoro che gli armatori puntualmente cercano di evitare. Adesso quale sarà il prossimo step? Sarà sicuramente un lavoro che proseguirà con la giunta comunale, con il sindaco e tutti gli altri, anche con i deputati e i senatori locali, per continuare questo lavoro di approdare almeno alla modifica dell'articolo della legge di bilancio per quanto riguarda l'indennità di malattia dei lavoratori del mare. Siamo noi che abbiamo interessato il sindaco di tutta questa problematica per quanto riguarda il settore marittimo. Di tutte le tematiche gliele abbiamo esposte al sindaco per quanto riguarda la formazione e la decurtazione dell'indennità di malattia, e chiediamo un'assunzione per tutti questi lavoratori, che poi il problema reale è l'assunzione. Il marittimo ha bisogno di dignità, perché non ce l'ha, sono gente che vanno addirittura, ma la gente non riesce neanche più ad andare in pensione perché non c'ha contributi versati. Cerchiamo di fare le cose serie. Cioè, diamo un lavoro a questo, che poi il nostro paese vive di mare, la nostra economia è basata su questo segmento. Il nostro interlocutore è il governo nazionale. Incisivo l'intervento della vicepresidente del Consiglio regionale, Loredana Raia. Siccome lo deve fare la politica doverosamente in una situazione come questa, quando l'obiettivo sono i lavoratori e i loro interessi, anche le sigle sindacali, su un obiettivo così alto, devono provare a stare tutti assieme. Ma il nostro interlocutore è il governo nazionale, al quale governo dobbiamo fare capire che la categoria dei marittimi è fondamentale per il nostro paese. Ho preparato già un ordine del giorno che riguarda in particolare la questione della indennità di malattia, ma dobbiamo, partendo da questo tema, affrontare la questione dei lavoratori marittimi a 360 gradi. Massima l'attenzione dell'amministrazione per ridare dignità ad una categoria fondamentale per l'economia cittadina. Sindaco Mennella, si è appena conclusa un'importante assemblea con i lavoratori del mare qui nella sala consiliare, avete ascoltato le loro problematiche, adesso quale sarà l'impegno delle istituzioni? Io mi sono attivato per creare stamattina un incontro con tutti i sindacati, per la prima volta intorno a un tavolo, con i parlamentari chiaramente eletti nella zona. Ci siamo detti che dobbiamo lavorare tutti insieme al di là delle bandiere. Io stesso invierò i contatti con altri sindaci di altri compartimenti marittimi, rimettere intanto Torre del Greco al centro, porre al centro una volta per tutto, diciamo, non solo nella regione Campania, ma in questo caso, essendo il secondo compartimento marittimo più grande d'Italia, al centro, di attenzionare la nostra città come punto di riferimento per i marittimi.